Salve a tutti, sono il dottor Placido Filippo, cardiologo e artimologo. Faccio questo video in borghese dal mare, perché probabilmente se l'avessi fatto dall'ambulatorio in estate non l'avrebbe visto nessuno. Chiedo scusa se l'audio sarà un po' più disturbato dalle onde e dal vento. In questo video vi vorrei parlare di tutte quelle accortezze estive che ci servono a passare senza rischio in questa bella stagione. Ricordo a tutti di uscire soltanto nelle ore meno soleggiate, fresche, di coprirsi per bene con vestiti traspiranti, bere adeguatamente almeno 2 litri di acqua al giorno, cercare di mangiare il più possibile frutta, verdura, pesce azzurro, la dieta classica mediterranea, senza tralasciare anche i legumi, i cereali, la pasta, il pane, soprattutto per gli integrali. Vorrei però fare un accenno importante alla grande sacrificata di ogni estate, ma anche di ogni inverno, e ogni scusa è buona per metterla da parte, e sto parlando dell'attività fisica. Quando si parla di attività fisica si pensa subito alle grandi corse, al ciclismo con tappe infinite o al nuoto prolungato. Niente di tutto ciò. L'attività fisica, che va bene per il nostro corpo e quello che ha dimostrato di ridurre il rischio cardiovascolare, l'insorgenza del diabete, l'ipertensione, come anche il rischio di infarto, ictus e tante altre cose, come soprattutto le aritmie e la fibrillazione atriale. Stiamo parlando dell'attività fisica moderata. L'attività viene definita come una camminata a passo svelto. L'importante è essere costanti, cercare di farla un po' tutti i giorni. L'ideale sarebbe mezz'ora tutti i giorni, una camminata senza fermarsi, a passo svelto. Se non si riesce ad andare tutti i giorni e si riesce ad andare 3 volte a settimana, fare 70 minuti ogni volta. Questo tipo di esercizio ha dimostrato in diversi studi di ridurre effettivamente il rischio cardiovascolare e anche il rischio di aritmie. Ovviamente in estate deve essere fatto nelle ore più fresche, quindi la sera verso il tramonto, dopo il tramonto, oppure la mattina presto. Ma quali sono le alternative alla camminata veloce per chi ha problemi articolari, alle anche, alle ginocchia, alle caviglie e non può camminare a passo svelto? L'alternativa principale è quella della bicicletta. Chi non vive in delle zone pianeggianti, che sarebbe l'ideale, anche lì mantenere una pedalata costante per una mezz'oretta di fila, si può ricorrere anche alla cyclette, oppure chi non può uscire per altri motivi si può fare il tapis roulant a casa. Un'altra attività consigliata, oltre alle camminate e alla bici, è anche il nuoto, che è uno sport aerobico molto importante. Un'altra cosa che non viene spesso detta è da parte di chi fa già un lavoro molto pesante, fa già tanti passi durante la giornata. Fare un lavoro fisico sicuramente è meglio dal punto di vista cardiaco che fare un lavoro sedentario dove si sta fermi tutto il giorno, ma questo non deve farci tralasciare assolutamente l'attività fisica, perché soprattutto quell'attività fisica fatta all'aria aperta aiuta sia il corpo e il nostro organismo, ma anche il toccasana per la nostra mente e per il nostro morale. Un altro punto che vorrei toccare è quello degli animali domestici, perché molte persone mi dicono che già escono ovviamente almeno 3 volte al giorno, anche di più, con il proprio cane per far fare i bisogni, e quindi fanno già tanti passi durante queste uscite. Tutto ciò va benissimo, però l'attività fisica deve essere fatta in maniera continuativa, quindi senza fermarsi. Il cane ovviamente abusa, deve fare i bisogni. Invece quello che abbiamo bisogno noi è di fare quella mezz'ora dove facciamo soltanto corpo e riusciamo a camminare, riusciamo a far accelerare il battito cardiaco, a far accelerare anche la respirazione e a portare il nostro organismo nella condizione ideale. Se saremo costanti con la nostra attività fisica, la nostra mezz'ora tutti i giorni, oppure 70 minuti per 3 volte a settimana, il nostro corpo ci ringrazierà, la salute ci ringrazierà, il nostro cuore ci ringrazierà e anche la nostra mente. Bene, ora io continuo la mia camminata serale e invito anche voi a farne. Se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace e condividetelo. Seguitemi le mie pagine social, Facebook e Instagram, dottor Placenzio Filippo, cardiologo. Dalla Riviera Romagnola è tutto. Come sempre, io auguro buona salute e buona estate a tutti.